Cari telespettatori, una puntata di grande interesse perché parliamo degli argomenti specifici, diciamo settoriali, ma che ci riguardano tutti. Non solo riguardano tutti noi, ma riguardano la qualità di un paese, la qualità di un territorio, la qualità di una città e riguardano anche la sua possibilità di crescere economicamente, ma di farlo in maniera sostenibile. Sono contento di avere con noi l'architetto Cristian Rocchi, il dottor Cristian Rocchi, che è il presidente dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Roma e Provincia. Per darvi le dimensioni di quanto sia importante l'Ordine di Roma e Provincia, credo che sia, architetto, mi corregga, il più grande d'Europa. Sì, Quindi, è insomma, corretto. Buongiorno a tutti. buongiorno. È il più grande d'Europa, quindi il suo parere è particolarmente importante e particolarmente rilevante. Ma mettiamo subito i piedi nel piatto. Architetto, nei dialoghi che abbiamo avuto per preparare questa trasmissione, insomma, lei mi ha fatto un discorso che va un po' controcorrente. Adesso tutto il tema è: semplifichiamo, 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 basta che si fa presto perché il Recovery Fund va chiuso nel 2026, eccetera. E però non si vedono gli effetti a caduta, compreso il ruolo, nel caso specifico, di un architetto qualificato, importante come lei, ma non lei, come categoria, dicevo, no? Che insomma, è come se passaste a fare, che ne so, i capi cantieri vi mettono a fare il muratore, nel senso diventate gli esecutori. Prego, architetto. Guardi, intanto la ringrazio per questa opportunità che ci dà di poterci esprimere e di portare quella che è la nostra esperienza di tecnici sul campo. La questione che noi vediamo, ma non è soltanto questione di questi ultimi giorni, è da sempre, più o meno che è così. È che ci ritroviamo sempre a rincorrere un po' le semplificazioni che vengono attuate sul nostro settore, che spesso purtroppo denotano poca conoscenza dei meccanismi veri, della nostra professione, ma non parlo soltanto degli architetti, perché chiaramente la semplificazione sul mondo dell'edilizia Riguarda incide un po' tutto. infatti su un ampio spettro, sia di professionisti ma anche delle stesse imprese. Il nostro mondo sicuramente è un mondo molto, molto complesso, problematico, che ha differenti poi gradi di problemi. E se non si sa effettivamente come funziona il nostro organismo, quando si va a semplificare, il rischio è sempre quello di complicare. È quello che abbiamo visto negli ultimi decreti di semplificazioni. Non soltanto quest'ultimo DL 77-2021 che deve essere ancora convertito in legge, ma anche il precedente che è stato convertito in legge 120-2020 e che ha avuto bisogno di modifiche importanti come il tema dell'articolo 10 che incideva, sicuramente saprà, sulla città storica. Paralizzandola di fatto. Fortunatamente il sottosegretario di allora, Margiotta, ha capito il tema, tra l'altro è un ingegnere e quindi è entrato nel merito della questione a posteriori e siamo riusciti un po' a lenire quello che è stata la semplificazione. Il problema è questo, il problema è la nostra difficoltà nel farci sentire dal legislatore e di far capire veramente quali siano i problemi del nostro settore. Senta, c'è però anche una questione di ruolo. Voi comunque vi sentite come professionisti anche tutori di un interesse pubblico. Cioè, voi fate una progettazione nell'ottica di fare le cose per bene, che durino, che siano compatibili con l'ambiente e così via. Non nota che invece i decreti vanno. Che voi diventate degli impiegati dell'azienda che prende l'appalto e quindi non avete potere contrattuale con l'azienda e non potete quindi tutelare quell'interesse pubblico. È così? Guardi, è la domanda delle domande queste, no? Credo che sia la domanda più importante che si possa porre a dei tecnici, che esprimono garanzia sociale, e non siamo soltanto noi, le professioni ordinamentate
sono quelle professioni che esprimono tutela Certo. per la Compresi noi salute. giornalisti, cioè noi giornalisti non è che possiamo fare quello che ci dice l'azienda, noi abbiamo il dovere deontologico di fornire un'informazione corretta, quindi fatto con i parametri che ci dice la deontologia. Se arriva un'azienda e ti dice attacca l'architetto Rocchi perché ci sta antipatico, io devo dirgli di no. Se non ho la forza di dirgli di no, è evidente che l'informazione non diventa corretta, per dire che non riguarda solo gli architetti, insomma. Ecco. È un esempio perfetto e calzante. E tra l'altro, voglio fare un piccolo inciso perché sulla vostra professione, sull'importanza della professione dei giornalisti, noi ci abbiamo speso anche diversi eventi che abbiamo creato all'interno del 23 maggio. Il tema della legalità per noi è importantissimo. È stato ricordato, per esempio, tra i giornalisti Mino Pecorelli, Ah, che certo. ha speso la sua vita per difendere la sua correttezza intellettuale, il diritto di informazione. Quindi le professioni sono ordinamentate, sono importantissime per la società perché rappresentano un'ancora di legalità e di garanzia sociale. Come ho avuto modo di dirle, è proprio questo il tema. Il tema oggi, che riesco anche a capire, oggi come ieri, perché noi dal 2012, quando eravamo quasi in bancarotta con Mario Monti, c'è stata la necessità di dare una spinta molto forte all'economia. E quando c'è da spingere non si guarda tanto per il sottile. Ed è anche questo il momento, un altro momento drammatico. Noi abbiamo vissuto momenti veramente tanto drammatici. E parallelamente a questi momenti il legislatore ha deciso che alcune professioni rappresentassero un po' degli scogli. Leggo purtroppo, devo dire, anche nelle premesse del PNRR, lo stesso tipo di principio quando nelle ultime righe dell'introduzione del nostro primo ministro Draghi, leggo che ancora le professioni ordinamentate rappresentano una barriera al mercato. Ecco, forse oggi credo che il centro di tutto sia quello di capire fino a quanto il legislatore possa pensare di togliere e di abbassare i livelli di garanzia sociale. Questo è un po' il tema principale per poter far ripartire lo Stato e se c'è anche un orizzonte, perché riesco a capire inizialmente, non bisogna stare lì a guardare tanto per il sottile, devo far partire la macchina, faccio partire. Però poi ci deve essere come dire, un exit strategies per cui i livelli di garanzia tornino a essere molto alti, perché si parla della vita delle persone. Molto interessante questo suo punto di vista che si sente poco in giro, cioè le professioni sono anche a tutela di garanzie di tutti, dell'interesse pubblico, diciamo così. Quindi trovare un equilibrio tra la velocità ma queste garanzie. E in questo quadro vengo a un altro tema, l'appalto integrato. L'appalto integrato è chiaro che è più veloce, no? L'appalto all'azienda, tutti i tecnici diventano di fatto, tra virgolette, dipendenti dell'azienda, e però poi non si sa se tutelano l'interesse pubblico. Quando farlo questo appalto integrato? C'è molto dibattito sull'appalto integrato, c'è un'esigenza di tempi, il PNRR va rendicontato, diciamo così, gli interventi del piano nazionale, diciamo anche chi è cos'è il PNRR, è il piano nazionale di ripresa e resilienza, ma la gente l'avrà, questo bruttissimo acronimo l'avrà sentito, ma è bene puntualizzare. Ecco, lei in questa fase è favorevole all'appalto integrato o ho capito che in linea di massima no, in generale, ma in questa fase. Dunque, ci sono alcuni momenti dove l'appalto integrato credo che sia imprescindibile. Ovvero, porto un esempio che non è il mio, ma è molto calzante. Un ex presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Donato Carlea, che è una persona di grandissima esperienza, mi portava l'esempio dell'appalto integrato che ha dovuto utilizzare per salvare la chiesa di San Domenico in Abruzzo. È chiaro che quando ci si trova di fronte a un evento molto importante come quello di un terremoto e tra l'altro
in un tipo di situazione dove se non si interviene immediatamente si rischia di perdere un bene culturale fondamentale, di fondamentale importanza per la città, si ha il dovere di essere veloci. E quindi il tecnico che normalmente non solo dirige l'impresa, ma la controlla e fa gli interessi dello Stato in qualche modo e anche della committenza, a quel punto si mette all'interno di un'unica struttura, impresa e tecnico, per poter avere un obiettivo di salvare un bene culturale. La stessa cosa possiamo dire di alcune opere strategiche, perché l'ultimo DL 77-2021 parla di appalto integrato soprattutto su questioni di fondamentale importanza come la costruzione della Messina-Catania-Palermo, dei tratti ferroviari, insomma delle cose importanti, degli asset molto importanti per il paese. Ma se guardiamo indietro, e dobbiamo farlo perché è molto importante avere memoria di quello che è successo in precedenza negli appalti integrati normali, diciamo, quelli per la costruzione di edifici, quello che si è visto è che ha dato sempre occasioni di ricorso e contenzioso in buona parte del. Carlea mi diceva in un buon 70% dei casi, quindi è un dato molto importante. Quindi laddove si pensa di poter velocizzare, l'appalto integrato non è sinonimo e garanzia di velocità di spesa, che è quello che interessa oggi al legislatore. Però mi chiamo una domanda, perché anche di questo mi ha dato, diciamo così, chiacchierando alcuni spunti interessanti. Ma negli altri paesi europei, almeno quelli più grandi, Germania, Francia, Spagna e così via, hanno tempi però più brevi, ma come funziona lì il sistema? Che giudizio Guardi, ne io dà? le posso dire, lavorando con la Spagna, con il pubblico spagnolo, che le cose sono sicuramente più veloci e spesso non si hanno contenziosi e riserve perché il progetto preliminare viene fatto come indicazioni, sì, dal pubblico, però poi viene passato a un definitivo che viene messo spesso, quasi sempre, a concorso e quindi dove si ha la possibilità, una base molto ampia di tecnici, di operatori, di progettisti, ha la possibilità di tirar fuori dei progetti e quindi da una base molto ampia si può avere la possibilità di tirar fuori il progetto migliore. E poi questo progetto, nella parte esecutiva, viene raffinato direttamente da quell'impresa che farà i lavori e quindi viene validato non da il pubblico, ma viene validato direttamente dall'impresa che farà i lavori e quindi questo fa sì che le riserve dell'impresa non possano esserci perché l'ha validato Ma scusi, direttamente. ma allora, perché credo i telespettatori se lo stiano chiedendo, ma non potremmo fare in quel modo? Sì, ma infatti basta in alcuni casi copiare. Non bisogna cercare di creare delle cose Invece mi scusi, nuove. perché magari non tutti lo sanno, come avviene oggi? Lei ci ha spiegato il modello spagnolo, che sembra funzionare. Come avviene invece il modello italiano, nella media dei casi? Beh, la validazione viene fatta del progetto, che è la cosa più importante, viene fatta dalla pubblica amministrazione. E quindi questo spesso dà luogo nelle fasi successive Di a contenziosi con le delle imprese che prendono l'appalto. Ecco, ho capito, il nodo è qua. Beh, sì. Questo è insomma, un po' il nodo principale. io credo che lei ci stia dicendo delle cose che moltissimi, compreso io, sentono per la prima volta, cioè capiscono per la prima volta. Quindi la ringrazio davvero per questa chiarezza. Senta, un'altra cosa, il mondo degli architetti, non solo, perché abbiamo detto che l'ordine ha anche paesaggisti, pianificatori, conservatori, insomma, varie figure professionali, però l'architetto ne racchiude un po' tutte, credo. Poi questo. In Italia come se la passa? Beh, devo dire non molto bene, nel senso che i dati del nostro ente di previdenza, di Inarcassa, rappresentano un
una capacità reddituale abbastanza bassa rispetto, per esempio, anche a quella degli ingegneri. Noi abbiamo un unico ente previdenziale, architetti e ingegneri, e gli architetti sembra che mediamente guadagnino di meno rispetto ai L'ingegneria. nostri colleghi ingegneri. Credo però che ci sia ampissimo margine di possibilità, soprattutto sulla questione di essere pienamente formati per le sfide future. Però mi lasci dire e sottolineare una cosa. Il tema sta, soprattutto il problema principale sta nei termini di competizione tra di noi e tra anche i colleghi tecnici. Cioè la competizione dovrebbe essere spostata sui termini di capacità di pensare e produrre, perché questo è il nostro lavoro, il futuro. Cioè, il nostro obiettivo principale è quello di analizzare la realtà e di migliorarla. Avendo una visione e cercando anche di avere i mezzi e le strutture per poterla costruire. Questo però normalmente non avviene perché purtroppo la nostra competizione non avviene sulla capacità di visione, sulla capacità di poter costruire il futuro, la qualità della città del futuro, ma avviene spesso sui ribassi sulle nostre parcelle. Sulla capacità di ribassare le nostre parcelle e soprattutto sulla capacità di essere, mi lasci passare il termine, di surfare tra le onde della burocrazia, che è il vero, come dire, nodo Ecco, principale della che siccome ci competizione. mancano 3 minuti e mezzo, l'ultima domanda che volevo fare è proprio questa, cioè la burocrazia italiana un po' in tutti i settori via via si è diminuita di quantità e di qualità. È un grande problema per voi. Voi presentate un progetto, alla fine conta in quanto tempo viene esaminato, quali qualità di interlocuzione avete, quali tempi. La situazione concreta qual è? Ma la situazione, come le dicevo, Faccia l'esempio di oggi Roma per dire, ecco, per capirci. è molto importante, è un discrimine importantissimo, tant'è, e questa è un'altra cosa che bisogna comunque risottolineare 100.000 volte, che la capacità di attrarre investimenti sulle città e soprattutto su una città come Roma che ha bisogno di investimenti nel privato, passa proprio dalla capacità dell'amministrazione di poter essere veloce e certa, in tempi certi, perché altrimenti gli investimenti non Certo. arrivano e se ne vanno su altre città, invece hanno capacità di lavorazione burocratica molto più snella e veloce. Però c'è da dire anche che da poco abbiamo fatto un evento, tra l'altro alla presenza del ministro Brunetta, sulla riforma della pubblica amministrazione. Va sottolineato come proprio l'approccio dell'economia alla politica, e mi riferisco al primo ministro Mario Monti, ritorno a quell'anno A orribile del quella 2012. 2012. Ha prodotto anche all'interno della pubblica amministrazione dei disastri su cui oggi stiamo raccogliendo i frutti, ovvero il blocco delle assunzioni con la spending review ha generato un mostro oggi, ma non è soltanto su Roma, ma è su tutte quante le città, da nord a sud. Manca il personale all'interno degli uffici pubblici. Mancano gli investimenti sulla digitalizzazione e quindi avrà sentito sicuramente il tema del 110% Certo, dell'ecobonus. l'Italia è bloccata perché le pratiche si sono accumulate, non si riescono a smaltire, questo in tutta Italia, insomma, io lo sento continuamente questo tema. Sì, questo in tutta Italia. Ma questo, ripeto, è figlio di una politica sbagliata di tagli fatta sulla pubblica amministrazione in modo lineare, mentre c'era la necessità di entrare nel merito delle cose. Per questo Certo. ti dico, noi siamo in trincea, sappiamo quali siano i problemi veri della pubblica amministrazione, andremo ascoltati perché siamo una miniera di Certo, informazioni. perché voi Quindi per poter... siete Sì. Sì. l'interfaccia che ovviamente può dare Infatti, segnalazioni importanti. che è molto importante il tema della pubblica amministrazione, far funzionare la pubblica amministrazione,
perché da lì passa il futuro della città. Non, cioè io sento parlare molto la politica oggi, che siamo vicini a delle elezioni amministrative Roma, anche sì. molto importanti, di futuro, però il futuro bisogna essere capaci anche a costruirlo in modo pragmatico, risolvendo alcuni nodi fondamentali delle amministrazioni pubbliche. Uffici del condono, ma l'ufficio anche dell'archivio progetti, sono uffici fondamentali per qualsiasi tipo di intervento sulla città e per qualsiasi tipo di investimento. Se non funzionano questi uffici, se non ci sono persone sufficienti per poter lavorare le pratiche all'interno di questi uffici, non si avrà mai la possibilità di costruire pragmaticamente quel futuro di cui si parla da troppo tempo. Dottor Rocchi, io la ringrazio davvero tanto, ha toccato un sacco di temi, magari ci rientreremo Grazie più specificatamente su alcuni più che magari su cui abbiamo un po' corso, però credo che le cose importanti siano state, ha detto veramente cose importanti, la ringrazio davvero. Ricordo, abbiamo parlato con l'architetto Cristian Rocchi, che è il presidente dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Roma e provincia. E lo ricordo, è molto importante l'ordine in generale, ma in particolare quello di Roma perché è il più grande d'Europa. Grazie mille ancora. Grazie a lei.